Ministro Lamorgese, il suo dicastero è nel caos, perché oltre ai fenomeni di violenza tradizionali si stanno aggiungendo le azioni criminali delle cosiddette baby gang, che hanno portato nel 2021 a un aumento di minori denunciati o arrestati e ha destato grande scalpore l'aggressione da parte di due minorenni tunisini a un giovane e alla sua povera mamma nella zona romana di Centocelle. La vostra idea di integrazione e il modo di concepire la sicurezza sono un disastro completo, Ministro, perché la variante criminalità ha infettato la nostra nazione. E lei declassa donne e uomini addestrati per contrastare crimini di alto rilievo a controllare un inutile certificato verde, mentre nell'ordine delle priorità lei dovrebbe provare a contrastare i crimini peggiori, non i cittadini che escono a svagarsi con la famiglia o con gli amici. Ministro, ammiro il suo coraggio di venire qui in aula in diretta televisiva a giustificare le sue inadempienze, ma a questo punto della legislatura ci dica solo quale eredità vuole lasciare alle future generazioni e al governo successivo, visto che il suo è prossimo ad andare definitivamente a casa. Grazie. Grazie onorevole Galantino, le risponde la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Prego. Desidero in primo luogo precisare in merito ai fatti avvenuti a Roma lo scorso 20 marzo, evocati dagli onorevoli interroganti, che i responsabili delle gravi condotte criminose, due minorenni di nazionalità tunisina, sono stati arrestati dalle forze dell'ordine nella stessa giornata del 20 marzo e nei loro confronti sono in corso indagini volte ad accertare il coinvolgimento in altri episodi delittuosi avvenuti nella capitale. Per quanto riguarda il fenomeno delle baby gang, che presenta aspetti connessi al disagio sociale, alla dispersione scolastica, entrambi accentuati dalle restrizioni legate alla pandemia, informo che nelle grandi città metropolitane sono state assunte dai prefetti mirate iniziative di contrasto in raccordo con la magistratura minorile. A Milano, città nella quale ho presieduto il 7 febbraio scorso un comitato ordine e sicurezza pubblica, le forze dell'ordine hanno dato avvio ad una vasta azione di contrasto delle baby gang che ha interessato anche i luoghi della cosiddetta malamovida. Nel 2021 sono stati arrestati 228 autori del reato di rapina sulla via pubblica nella fascia di età 14-24 anni, di cui 122 in flagranza di reato, 106 a seguito di attività investigative, mentre sono state deferite all'autorità giudiziaria 147 soggetti. Sono stati emessi, sempre nei confronti di appartenenti alla stessa fascia d'età, 23 ammonimenti per atti persecutori, 30 per violenza domestica e 2 per cyberbullismo. Tale attività di contrasto si è avvalso di un significativo incremento di risorse, come preannunciato nel predetto comitato, sia della Polizia di Stato che dell'Arma dei Carabinieri, complessivamente per 140 unità, equamente suddivise tra le due forze a competenza generale. Tengo a precisare che l'invio delle aliquote aggiuntive che ho appena citato è al netto delle coperture del turnover e riguarda principalmente il territorio della città metropolitana di Milano. Anche la Guardia di Finanza, sempre nel mese di febbraio, è stata interessata ad un incremento di risorse che ha visto l'assegnazione nel capoluogo lombardo di altri 65 militari. Si tratta di un primo contingente a cui seguirà l'invio di ulteriori operazioni della Polizia di Stato entro il prossimo mese di giugno. Attenzione è stata riservata anche a Napoli, città interessata ad episodi di delinquenza minorile, e il capoluogo campano potrà contare anche su consistenti integrazioni di personale delle forze di polizia. Ricordo che a livello nazionale sono stati previsti quattro piani assunzionali finalizzati al ripianamento delle carenze di organico, in attuazione delle quali verrà autorizzato per quest'anno il reclutamento nella Polizia di Stato di 960 unità, circa un quinto delle 5.251 unità programmate a partire dal 2018 e destinate a concludersi nel 2025. Sarà così possibile ammortizzare il progressivo ridimensionamento delle operazioni strade sicure inserito nella legge di bilancio e determinato anche dalla necessità per le nostre forze armate di fronteggiare gli impegni derivanti dalla partecipazione alle diverse missioni internazionali di pace. Le attività di controllo del territorio si gioveranno anche di una migliore organizzazione, ho finito, dei presidi dello Stato grazie all'istituzione di 42 distretti corrispondenti agli ambiti territoriali dei municipi delle quattro grandi città, Roma, Milano, Napoli e Torino, destinata a svolgere con riguardo agli stessi ambiti una funzione di riferimento. Grazie, Ministra.